Passiamo all'interpellanza 4024, indennizzo per chi subisce danni a causa di una emotrasfusione. Primo firmatario, la consigliere Macchi, risponde per la Giunta l'assessore Mantovani. La parola alla consigliere Macchi. Grazie Presidente. La nostra interpellanza riguarda un problema, tra l'altro attualissimo proprio a partire dalla data odierna, perché si era stabilito, è successo, che ci sono molte persone, vengono calcolate più o meno in 7.000 persone in tutta Italia che hanno avuto danni da trasfusioni. Danni da trasfusioni possono essere quelli provocati sia a persone già malate, quindi magari non so, talassemici piuttosto che emofiliaci, piuttosto che persone che hanno necessità di trasfusione per incidenti stradali, ad esempio. I danni ci sono perché purtroppo non sempre i controlli sono efficaci e possono essere danni anche molto seri, addirittura con esiti fatali. Queste persone, nel momento si dibatte molto su questo problema, queste persone vengono dette dallo Stato, che dovrebbe essere garante del fatto che il sangue trasfuso sia controllato, ma è stata fatta una legge per cui una sentenza, anzi, dice che dal 21 febbraio 2001 i danni appunto di chi aveva avuto questo riconoscimento, perché riconoscimento alle regioni, proprio è un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Il problema che cos'è? Che nella conferenza Stato-Regioni di aprile di quest'anno, del 2014, la conferenza ha stabilito che qualora lo Stato non accrediti i fondi necessari per pagare il danno ai danneggiati, verranno sospesi i pagamenti con decorrenza dal 1 luglio 2014, quindi da oggi non ci saranno più. Questo che cosa è successo? Il 29 di maggio si è stabilito con una presa d'atto che si deve pagare questi soldi, ma questi soldi non sono stati pagati, non ci sono ancora le modalità, non è detto da dove bisogna attingere per i finanziamenti. Intanto queste persone, alcune addirittura sono già morte. Quindi queste persone hanno dei danni irreversibili, perché si parla di patologie gravissime, come per esempio potrebbe essere la sieropositività piuttosto che le epatiti, quindi danni irreversibili, e queste persone che hanno in questo modo delle gravi problematiche proprio di vita non hanno ricevuto niente. Questa conferenza dice che entro il 30/06, quindi entro ieri, doveva essere convocata una nuova riunione della conferenza Stato-Regioni per vedere che cosa fare. Noi siamo andati a vederci la conferenza Stato-Regioni che è stata convocata ieri, ma nella sanità non si dice niente a questo proposito. Quindi sembra tra l'altro che la Regione Veneto abbia risolto il problema addirittura con una causa civile nei confronti dello Stato, facendosi accreditare questi fondi. Noi vorremmo sapere dall'assessore quale sia la posizione che ha assunto Regione Lombardia al tavolo della conferenza Stato-Regioni, o quale pensa possa essere, sottolineiamo, in gravissimo ritardo, perché siamo arrivati ad oggi e che ci risulti non c'è ancora niente. Speriamo che invece di esserci persi qualcosa e che ci sia qualcosa invece di concreto per questo problema. La seconda domanda è quella di sapere quali provvedimenti pensa di prendere la Giunta
a riguardo per i pagamenti di indennizzo, per appunto non provocare ulteriori sofferenze in persone che sono state innocenti vittime di trasfusioni non controllate. Grazie. Grazie consigliere Macchi, la parola per la risposta della Giunta all'assessore Mantovani. Grazie Presidente. In merito ai quesiti posti dalla consigliera Macchi, con la presente interpellanza si precisa che sulla problematica le regioni hanno assunto una posizione concorde, alla quale la Regione Lombardia ha naturalmente aderito. Regione Lombardia, attraverso le ASL, alle quali la legge regionale del febbraio 2001, numero 3, articolo 1,1, lettera J, ha conferito le funzioni amministrative in materia di indennizzi ex legge 210 del 92, corrisponde bimestralmente quanto previsto dalla legge. Indennizzo bimestrale, quote arretrate, indennizzo danneggiati in vita, rateo agli eredi, una tantum per il decesso, una tantum per il vaccino e così via. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 293 del 2011, menzionata nell'interrogazione, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11, commi 13 e 14 del decreto legge 78 del 2010, che escludeva la rivalutazione per l'indennità integrativa speciale, Regione Lombardia ha dato indicazioni alle ASL di provvedere al pagamento della rivalutazione a partire dal gennaio 2012. Per quanto riguarda gli arretrati della suddetta rivalutazione, Regione Lombardia ha dato indicazioni di pagare gli arretrati per tutte le situazioni definite in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato per il periodo compreso tra il giugno 2010 e il dicembre 2011, periodo per il quale la rivalutazione era stata interrotta a seguito del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78. Per tutte le situazioni rispetto alle quali risultano ancora pendenti dei giudizi e per quelle per le quali non è stato promosso alcun ricorso, Regione Lombardia è in attesa di indicazioni e soprattutto di risorse da parte del Ministero della Salute, più volte sollecitato in merito. In sede di conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014 è stato approvato un documento che, preso atto della disponibilità del Governo ad individuare le fonti finanziarie idonee a garantire copertura al finanziamento di tutti gli oneri derivanti dalla legge 210 del 92 e della piena disponibilità delle regioni ad effettuare i pagamenti degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in presenza del finanziamento da parte del Governo, demandava ad un apposito accordo da raggiungere entro il 30 di giugno la definizione delle modalità operative degli importi dettagliati. Alla luce di quanto sopra, si è in attesa della definizione del menzionato accordo con il Governo e del conseguente finanziamento, che provvederemo naturalmente ad elargire. Grazie assessore Mantovani, la parola per la replica al consigliere Macchi. Sì, noi ci auspichiamo che si faccia parte attiva, cioè che non si rimanga in attesa di, ma che si vada a portare la problematica, perché cioè, in teoria non bisognerebbe aspettare che ci siano delle scadenze, ma dobbiamo essere noi a farci parte attiva per richiedere delle cose, visto che non si sono rispettate delle scadenze precise. E quindi deve essere l'assessore Mantovani come rappresentante ideale di tutti i malati a cui non sono riconosciuti dei diritti, che deve andare a richiedere. Non rimaniamo in attesa di cose che non ci vengono date e non ci vengono riconosciute, quando invece sono dei veri e propri diritti, perché i malati si stanno lamentando, e come, e hanno pienamente ragione di farlo.